Fra i tanti finalmente che vengono pronunciati ovunque nel dopo pandemia, vi è anche quello dell'ABIO, Associazione per i Bambini in Ospedale, presente in molti reparti di pediatria in Italia e in quello di Esine da oltre 20 anni. Ma volontari si diventa, nel senso che è necessario formarsi, quindi seguire corsi, stage, affiancamenti per entrare in punta di piedi e con competenza certificata a far parte dello staff di un reparto tanto delicato e nodale qual è quello della pediatria. Per diventare volontario ABIO bisogna seguire un corso di formazione e bisogna fare anche un tirocinio di 6 mesi accompagnati da un tutor. Ci occupiamo del benessere innanzitutto dei bimbi ricoverati, perché comunque il ricovero in ospedale per un bambino è sempre motivo di è un piccolo trauma. E poi anche diamo supporto ai genitori nelle loro necessità, può essere anche solo la necessità di andare a prendere una boccata d'aria, di andare a prendersi un caffè, e li sostituiamo noi. Ecco allora la testimonianza di una mamma che dopo l'esperienza del ricovero del suo bambino in pediatria ha deciso di diventare lei stessa volontaria per sostenere altri bambini e altre mamme. Come mamma ho vissuto l'esperienza dei bambini ricoverati in ospedale. E le ore sono infinite, sono lunghe e anche se come genitore cerchi di non lasciare intravedere questa tua ansia, tua preoccupazione perché non vuoi riversare poi questa tensione sul bambino, è difficile. Avere delle volontarie, delle persone esterne, ma comunque amiche, che si pongono al tuo fianco e a far sorridere il tuo bambino, a distrarlo dalle cure mediche, da quello che può essere un ambiente per loro completamente nuovo, l'impatto con persone nuove, con cure mai avute, è sicuramente una ricchezza per questo reparto e per noi genitori. I volontari ABIO, come in ogni campo associativo, organizzano una giornata nazionale con la vendita delle pere che fanno bene, come recita lo slogan della campagna, in occasione della giornata nazionale del 24 settembre. La campagna intende raccogliere fondi con scopi ben precisi anche in Valle Camonica. Lo scopo dei fondi che noi raccogliamo per la nostra giornata nazionale servono innanzitutto per la formazione di nuovi volontari e anche per la realizzazione dei vari progetti che poi noi nel corso dell'anno decidiamo di sostenere. Le pere dell'ABIO verranno vendute al pubblico all'ingresso dell'ospedale di Esi a partire dalla mattina del 24 settembre. Tra i primi interventi che i volontari intendono effettuare vi sono alcune importanti migliorie da apportare ai locali dove viene svolta l'attività di sostegno a bambini e famiglie con il rinnovo dei giochi a disposizione dei piccoli pazienti. Il tuo supporto servirà alla formazione dei volontari ABIO perché possano continuare a svolgere un prezioso servizio in ospedale.